Assessore Berlangeri, dopo le bandiere arancioni cominciamo con le bandiere lilla e con i servizi per i disabili. Sì, come è stato per la bandiera arancione, che è un marchio di qualità per i comuni dell'entroterra, lanciato dalla Liguria, diffusosi poi attraverso la convenzione con il Touring Club, perché il marchio Bandiera Arancione è un marchio di proprietà della Regione Liguria gestito dal Touring Club italiano, si è diffuso in tutto il territorio nazionale, così anche per le bandiere Lilla, che è il marchio di qualità che identifica i comuni, in questo caso di tutta la Liguria, entroterra o costieri che siano, che sono in grado di fornire dei servizi di qualità e di accessibilità alle persone diversamente abili, dove la diversa abilità è legata alle disabilità che tutti quanti conosciamo, ma anche alle disabilità non soltanto permanenti, ma anche quelle temporanee e transitorie che possono comportare, che comportano problemi. Talvolta non ci rendiamo conto di come la disabilità sia molto più vicina di quanto ci appaia invece distante. Dicevo, così come per le bandiere arancione, anche le bandiere lilla nascono in Liguria. Le prime 10 verranno assegnate il 5 di agosto alle 21 in quel di Celle, che è una delle località che ha avuto il riconoscimento e che si è candidato ad ospitare la cerimonia di premiazione del riconoscimento di tutte e 10 le località. E il nostro obiettivo è quello, con questo marchio che identifica la qualità dell'offerta e dell'accoglienza, ma anche la qualità della civiltà del vivere e del offrire servizi a tutte le persone da parte dei comuni, che si diffonda su tutto il territorio nazionale, diventando un marchio come quello delle bandiere arancione disseminato in tutta Italia. E ci stiamo apprestando anche a partecipare a un bando europeo sul turismo accessibile, per fare in modo che questo marchio permei non soltanto l'Italia ma anche il resto d'Europa. Queste sono le prime 10, ma si può dire che ci sono anche altri comuni che sono vicini a questo risultato in Liguria? Sì, in questa prima fase è stata fatta una prima scrematura chiedendo con una manifestazione di interesse a tutti i comuni che avevano almeno 50 posti letto come capacità ricettiva, che aveva intenzione a partecipare. Rispetto a coloro che hanno partecipato, che ha raggiunto il punteggio minimo necessario, sono stati 10, ce ne sono alcuni di questi esclusi rispetto ai 10 premiati che sono vicini, e ci sono altri che hanno già chiesto di poter partecipare alla nuova edizione biennale, che sarà per il 16-17, il prossimo biennio di assegnazione della bandiera. E tra l'altro la premiazione dei primi 10 sicuramente farà crescere l'interesse e anche aumentare il numero dei comuni che vorranno aderire, come tutte le cose, no? Quando si parte c'è un interesse iniziale, poi questo cresce progressivamente, perché quando i primi vessilli bandiera lilla sventoleranno sui comuni della Liguria, anche gli altri vorranno avere questo riconoscimento e questo marchio. Speriamo, dicevo, di fare di un color lilla gran parte d'Italia, no? Perché significa avere una buona qualità dell'accoglienza turistica, ma soprattutto un buon livello di civiltà e di capacità di essere in linea con quelle che sono le aspettative di tutti quanti noi che viviamo nel bene e nel male nei nostri territori comunali. È un percorso interessante, promosso dai comuni più sensibili indubbiamente, ma anche col coinvolgimento della Consulta dell'Handicap Ligure, con le associazioni dei disabili, perché è importante che ci sia una verifica anche delle condizioni da parte delle persone che vivono queste difficoltà, perché spesso una soglia di pochi millimetri può sembrare una non barriera, invece magari per una carrozzina elettrica lo è, quindi impedire un passaggio a una persona disabile che è in carrozzina elettrica. Quindi ci vuole l'occhio attento di chi purtroppo si trova in questa situazione.